È arrivata la sentenza che un po' tutti aspettavano, insomma. Quindi in tempi brevissimi il Tribunale si è espresso e quindi ha dato l'autorizzazione all'esercizio provvisorio. Era quello che tutti ci aspettavamo, è arrivato anche nei tempi giusti, quindi un primo gradino è stato superato. Tutti se l'aspettavano, ma forse tutti non ci credevano? Beh, ora non facciamo polemiche, qualcuno aveva scritto che autorevoli fonti giudiziarie non davano per possibile questa opzione, evidentemente possibile lo era, si trattava semplicemente di impegnarsi un po' di cosa che è stata fatta e di cui ringrazio sinceramente il giudice delegato, oltre che il presidente del tribunale, il procuratore Rossi, che sono stati a sentirmi più volte quando sono andato a chiedere questa, diciamo, velocizzazione di questa procedura, che poi ha una motivazione molto semplice: ci sono degli interessi diretti dei giocatori a essere pagati per questi primi due mesi, e tutta la squadra di calcio che in qualche maniera rappresenta la città e che in questa maniera ha la possibilità di dimostrare sul campo da gioco e non nelle aule di tribunale quello che vale. Ecco, tempistiche brevi ma anche forte l'impegno degli imprenditori aretini, necessario insomma per questo passaggio, in quanto l'esercizio provvisorio è vincolato al pagamento degli stipendi. Certamente c'è stata una rincorsa, devo dire, da parte mia, da parte di Paolo Bertini che è qui accanto a me, per cercare di contattare quanto più imprenditori possibili e ottenere una liquidazione il più alta possibile. Molti hanno risposto, molti hanno risposto bene, quindi io nel complesso per adesso non posso che ringraziare il corpo imprenditoriale aretino, anche se stiamo facendo la conta degli ultimi spiccioli. Ecco, adesso si inizia a fare conti nel vero senso della parola, perché domani vanno pagati questi stipendi. In senso stretto. Ci sono quindi? Ci sono, stiamo lavorando, cioè allora non so quant'è il montante a ora, perché io l'ho lasciato stamani mattina, ancora mancava qualcosa, bisogna vedere se è arrivato qualcosa nel frammentre, vediamo fino a dove si arriva, vorrà dire che gli ultimi 10.000 euro li metterà il sindaco, che vedevo di? Cosa succederà adesso? E ora succederà che i curatori fallimentari devono prendere in mano la situazione e lo devono fare velocemente, perché si tratta di due curatori fallimentari, ce l'hanno comunicato adesso, che provengono da Roma, e quindi devono fisicamente recarsi qui ad Arezzo, prendere in mano la gestione di questa curatela fallimentare e provvedere al pagamento degli stipendi per la giornata di domani. Arriveranno a breve i curatori fallimentari? Sono già arrivati? Questo non ho più pallida idea, nel senso che sono due nominativi che io non conosco, mi dicono che sono due illustri professionisti, quindi io mi auguro che il giudice delegato, nel momento in cui ha preso questa decisione, sapesse insomma dell'urgenza che c'è, perché altrimenti non si spiegherebbe appunto la sentenza che è stata fatta, e chiaramente sarebbe stato molto più pratico, diciamo, utilizzare un professionista di Arezzo, perché fisicamente già qui, però insomma stiamo aspettando appunto che si mettano in contatto con l'amministrazione, con la città e più che altro con la società, per prendere in mano di fatto la gestione della curatela. Si deve scrivere un nuovo capitolo oggi? Sì, speriamo di poterlo scrivere in maniera, diciamo, concreta, nel senso che è ovvio che finché tutte le caselle non vanno al loro posto bisogna ovviamente fare i debiti scongiuri, perché insomma la superstizione a volte va anche rispettata. C'è soddisfazione però oggi? Direi di sì, insomma, tutto sommato è stato un lavoro pesante e spesso anche non riconosciuto, perché insomma sia io che il sindaco siamo andati sugli striscioni dei tifosi, che forse non avevano ben capito e compreso cosa si stesse facendo, però insomma avanti, diciamo, l'impegno è stato a fronte di una necessità che la città aveva di salvare il proprio simbolo sportivo. Siamo stati anche tacciati di troppo interesse nei confronti del calcio rispetto magari ad altre cose, quando viceversa l'interesse c'è per tutti gli aspetti, diciamo, della vita sociale della città, però il calcio è un emblema della città, insomma ad Arezzo siamo stati troppo feriti per alcune cose, per alcuni fallimenti, quindi valeva la pena, diciamo, spendersi come amministrazione anche per questo, per il calcio appunto.